Benvenuto al nostro relatore che è Nicola Spilarz, che è esperto appunto di prana e di alimentazione di vita. Si dedica ora a stabilire lo stato di salute perfetta tramite un tipo di alimentazione che non è più basata sull'ingestione e l'utilizzo del normale apparato digerente. Essa è chiamata appunto alimentazione pranica, dove il corpo è direttamente sostenuto dall'energia vitale. Da poco ha intrapreso un percorso di divulgazione della sua conoscenza ed esperienza. Quindi, grazie a tutti di nuovo per essere qui. Nicola Spilarz, buon ascolto. Grazie, buonasera. Grazie a tutti, sono molto contento di essere qui. Ringrazio Giovanni, Laura, tutta l'organizzazione. Allora, andiamo a parlare di alimentazione pranica. Il prana è una parola sanscrita, che significa energia vitale. Allora, forse sentite il mio accento, vi dico in due parole, sono nato a Parigi, mia madre è italiana, mio padre è tedesco e sono di cittadinanza inglese, quindi europeo. Quindi il prana, per noi occidentale significa energia semplicemente vitale. Tutti i paesi hanno la parola loro, Qigong per i cinesi, indonesiani il mana. Antico Egitto il Ka, il Chi, il Chi, Chiai, nelle arti marziali. E quindi questa parola esiste da sempre. Il sanscrito è una lingua che viene persa nel tempo, meno 7.000, meno 8.000, ancora di più gli antichi Veda. Quindi si usa questa parola, il prana, per definire energia vitale. Cosa significa? Significa che noi abbiamo qualcuno che ha definito l'energia come ovunque, si chiama Einstein, e ci dice che l'energia è tutto un campo di energia, ovunque, non c'è vuoto, tutto è collegato e c'è energia dappertutto, che cambia. Quindi questo è il prana. Allora, io la prima volta che ho sentito questa cosa era 3 anni fa. E mi sono detto, come alcuni di voi adesso, ma qui o c'è qualcosa che non torna oppure sono un ignorante proprio. Siccome c'ho la mente molto razionale e sono serio, quindi subito mi sono informato, qualcosa non tornava. Sono andato a informarmi e quindi ho comprato ciò che dovevo, i libri della gente che diceva che aveva sperimentato questa cosa. Sono andato a vedere nella storia quello che è successo, e la storia racconta tantissime cose, tantissimi esempi di gente, di persone che sono in questo stato, cristiani, tutti i paesi, molti in India, c'è addirittura una, nel Qigong c'è una, il Qigong che sarebbe un'arte di vita, che si chiama il Big U. Quindi un tipo di Qigong che significa proprio sostenersi senza le cereali, quindi un sostengo basato sull'energia stessa. Significa che in pratica tutto è già sostenuto da sé, c'è solo bisogno di riconoscere questa cosa, di accettare questa cosa come una cosa che c'è. Quindi come si fa per riconoscere questa cosa? L'unico modo è provare. Con la mente è difficile che ci arriviamo perché è proprio una cosa di sensazione. È come dire imparare a nuotare, no? Non si impara nei libri, ma si impara nell'acqua. Cioè, il momento se si può un attimo sapere come si tuffa, come si muove i bracci, però dopo alla fine è nell'acqua. Ok, alimentazione pranica è una parola che viene, è una frase che c'è il significato oggi, può cambiare perché tutto è in mutamento, quindi c'è anche Bresarian, Bresarians, bretariano. Si sente bene? Ok, Bresarians è la parola inglese perché è basato sullo yoga, sui pranayama, quindi tutte queste tecniche di respirazione, però in realtà non è molto corretto, quindi è stato inventato questa frase in francese poi, che si chiama nourriture pranique, cibo pranico in pratica, però alimentazione pranica, questa è la traduzione italiana.
Quindi c'è un famoso francese che si chiama Henri Montfort, di cui ho comprato il libro 3 anni fa, e quindi lui è 13 anni che si nutre di energia in questo modo. Questa stessa energia la ritroviamo ovunque. Quando voi mangiate del cibo, bevete dell'acqua, c'è in ogni cosa. Quando avete un pensiero, quando c'è un movimento, un po' d'aria, la pioggia, qualsiasi cosa, questa energia è ovunque. Prana. Allora, io adesso non sono un scienziato né un medico, sono comune immortale, quindi sicuramente non è neanche spiegabile a livello scientifico oggi. Non si sa se sono fotoni, protoni, atomi, gravità, energia, energia vitale. Questo è il termine. Allora, come funziona? Noi siamo abituati a mangiare solido, no? Abituati da quando siamo nati, no? Anche prima. Quindi le nostre cellule, le nostre informazioni che sono dentro il nostro corpo sono abituate a questo. Come facciamo per cambiare? Non è facile. Quindi bisogna, prima di tutto, accettare questa realtà. E si accetta provando. Dopo è una scelta, magari a qualcuno gli piace proprio mangiare e va benissimo. Allora, io adesso parlo per la mia esperienza, no? 3 anni fa, quando ho scoperto questa cosa, a me c'era un momento di... è incredibile. Però se c'è una possibilità di essere nutrito senza mangiare, per me è ottimo, perché io quando mangio c'ho un problema, non mi fermo più, cioè mi piace. Mi vedete oggi, faccio 67 kg, io ne ho fatto fino a 96, quindi quasi 30 in più. E quando si sta a 30 kg in più, non si sta nello stesso modo. Io sto molto meglio adesso. Anche se posso, forse mia madre mi dice, ma sei magrissimo. Comunque io sto bene. E sono andati via tantissimi acciacchi, c'avevo dei problemi alla schiena, dei problemi... un po' va bene. Sinceramente io voglio rimanere libero. Allora, facciamo un passo indietro. Quando ho incominciato, ho fatto, si chiama il processo dei 21 giorni, per sapere se il corpo può sostenere questo tipo di alimentazione, si deve fare una prova. E la prova che è stata stabilita da alcune persone in questo stato si chiama il processo dei 21 giorni, che sarebbe per 21 giorni si mette in condizione di sentire il prana. Significa che per 21 giorni non si ingerisce più cibi solidi. Ci stanno varie tipologie, vari protocolli. Alla fine dei 21 giorni, se il corpo riesce a ottenere 3 criteri, significa che il corpo è capace, cioè diciamo il corpo, dico il corpo, però è molto più ampio che il corpo, è l'essere. Può sostenere questo tipo di alimentazione. Allora, i 3 criteri sono il peso, che si è stabilito, quindi non diminuisce più, perché se no sei in stato di digiuno, in questo caso bisogna rinutrirsi, se no è pericoloso. L'energia non manca, perché vivere in stato di energia bassa non ha la sua utilità. E il tempo di sonno è diviso almeno per 2, quindi se si dorme molto di meno, perché l'apparecchio digerente ovviamente è pacificato e quindi si sta tranquillo. Ottenuti questi 3 criteri, se si può decidere di vivere in questo modo, è sempre una scelta. Quindi questa è la differenza tra un digiuno e l'alimentazione pranica. Un digiuno, se si va avanti sulle riserve, sapendo già dall'inizio che si fa per un determinato tempo, può essere una settimana, di solito minimo un giorno, però può essere anche il digiuno lungo, più di 20 giorni, anche diciamo il massimo è, mi sa, 3 mesi, 4 mesi forse. Quando si superano i 3 o 4 mesi, si sa che si sta bene, si sa che si sta in situazione di alimentazione pranica. Quindi l'essere pranico è nato. Ritorno a me un attimino. 3 anni fa ho seguito il protocollo di Jasmine. Jasmine è una signora australiana che ha, diciamo, pubblicizzato questo
questo metodo dei 21 giorni. Il suo metodo, il protocollo, è una settimana senza liquidi né solidi, e dopo si riassume acqua e un po' di succhi di frutti diluiti per altri 2 settimane, no? E dopo si vede in quale stato si è. Io ero in uno stato molto debole, avevo un criterio, quindi mi sono detto: questo è stato bellissimo, super, però qui sono ritornato a mangiare per 1 anno e mezzo. Ritornato a mangiare, ho ripreso peso e mi sono trovato con gli stessi problemi. Quindi ho deciso di rifarlo con Henri Monfort, questo essere pranico. E quindi io ve lo consiglio, se mai provate questa cosa, di non farlo da solo, ma di farlo con qualcuno che già ha fatto il percorso, perché porta tutta una consapevolezza che si riesce a capire, anche a sentire proprio la persona che è in quel stato, che tramanda la pace, la gioia e la serenità, ma anche l'esperienza e la quietudine. E quindi con lui ho fatto 28 giorni solo all'acqua e mi sono sentito molto meglio. Dopodiché, ancora una volta, ho perso i pesi, quindi avevo solo i 2 criteri, quindi ho dovuto rinutrirmi. È passato un altro anno e ho deciso, mi sono lasciato con la mia moglie. Da lì ho capito che la mia moglie influiva molto sul mio stato di essere, e quindi sentivo questo stato anche, ecco, quei pensieri. Quindi mi sono detto: allora sono solo, adesso posso provare ogni mese quanto voglio. E quindi ho deciso, quindi era l'anno scorso, nel mese di novembre, ho deciso di andare il più possibile ogni mese, di fare ciò che potevo per veramente, diciamo, andare fino in fondo in pratica. Sì, grazie. Sì, quindi ho cominciato 12 giorni, poi ho mangiato un po', poi ho visto che il mangiare, quindi ho fatto 15 giorni, 20 giorni, fino a 30 giorni, stavo sempre meglio, potevo fare tutto, e quindi ho visto che il mio corpo si abituava, non avevo più problemi. E quindi vedevo che proprio era le condizioni della mia vita intorno a quelle lì che mi fermavano. Il fatto che gli amici, i parenti, la città, tutto il sistema organizzato intorno al cibo, intorno alle emozioni, intorno al prendere, al lavorare, per comprare, per cucinare, per ammalarsi, curarsi, invecchiarsi. Quindi questa cosa è molto più ampia che solo decidere di mangiare o non decidere di mangiare. Allora è un procedimento molto molto più vasto e prende un tempo che può essere molto variabile a secondo le persone. Siamo tutti diversi, no? Abbiamo tutti una consapevolezza che è unica, siamo tutti di essere unici. Ritornando a me, quindi tecnicamente il massimo che ho fatto è 2 mesi senza cibo solido. Per motivi emozionali, cioè in pratica non lo so quali sono i motivi reali, perché si pensa di sapere, però alla fine ci stanno tantissime cose che non sono, sono oltre la mente, in cui le parole non esistono ancora. Però vi assicuro che questa cosa, se la provate, e sempre più gente la sta provando, testimone di uno stato di, cioè, non c'è così tanto bisogno. La spiegazione scientifica non c'è, non ce n'è uno, ce ne stanno tantissime, che dice che questo momento è propizio, la consapevolezza è ricca, c'è un mutamento delle cellule. L'epigenetica spiega che con le intenzioni adesso si può modificare tantissime cose dell'essere, non è più un qualcosa che è obbligatorio quando si nasce con qualche... si può andare a modificare il codice genetico.
E il mio stesso amico Henri Montfort, che poi è diventato amico perché io stesso gli ho chiesto se veniva in Italia a organizzare dei ritiri pranici per gli italiani, stiamo cominciando a organizzare queste cose. Mi disse che la sua stessa figlia è riuscita a cambiare il colore dei suoi occhi da blu a verde, perché tecnicamente è semplicemente un codice genetico. Significa con l'intenzione, pensando una cosa, ma non solo col mentale, perché non ci si arriva solo col mentale, ma con l'essere, quindi con un intento che al di là, si può parlare di fede anche, di fede significa credere in modo sicuro che la cosa andrà a accadere, è semplicemente una questione di tempo e la cosa accade, c'è un momento in cui arriva, semplicemente. E così è con l'alimentazione pranica. C'è bisogno che ci sia un equilibrio dell'essere, un equilibrio a livello fisico, a livello emozionale, a livello mentale e spirituale. Questo equilibrio è come un frutto maturo, no? Il frutto nasce dall'albero, però quando diventa maturo è perché ha passato tutte le stagioni, ha passato il vento, ci stanno anche i animaletti, è passato il freddo, il caldo, e poi arriva a maturità. Quindi io vedo tutti questi esseri pranici che arrivano a stabilire questo stato, che si chiama anche lo stato dell'ineglia, e tutta gente che ha sperimentato tantissimo nella vita, tantissime cose. Io c'ho 44 anni, e so che mi sento molto meglio adesso, io continuo su questa strada, per me non c'è dubbio, sto provando di capire, sperimento, voglio che sia un cammino di gioia, deve essere un cammino di gioia, alla differenza del digiuno che è dalla definizione una privazione. Quindi se mi va, ecco, 13 giorni fa ho condiviso una polenta con la famiglia, perché mia nonna ha 99 anni e forse non la vedrò più, e la polenta è sempre stato un rito, quindi ecco, l'estate non è il massimo, però era un anno che non mangiavo la polenta, e quindi ecco, l'ho fatto con piacere. E il giorno dopo la polenta, cioè avevo preso 3 kg, poi ho mangiato solo... Però i 3 kg cosa erano? Era l'acqua, perché mi è venuta una sete dopo, un qualcosa. Quello che succede sono le tossine, quindi mangiamo, accumuliamo le tossine, queste tossine accumulate provocano la malattia, fanno inceppare il nostro organismo. Se non beviamo, si muore in fretta. Per cui tratteniamo le acque per questo motivo, per annegare e controllare tutte queste tossine. E perché dopo, 2 giorni dopo, i 3 kg erano spariti proprio. Se qualcuno c'ha una domanda così a caldo, sì? Allora, avrei 2 domande. La prima, non ho capito bene il criterio del sonno, quello di com'è. E la seconda è, una volta che si è attivato questo essere pranico in grado di acquisire energie dal prana, no? Da qualunque cosa ci attorni, ci vuole quotidianamente uno sforzo, degli esercizi eccetera per continuare a far sì che il prana ci alimenti? Oppure una volta che si è attivato siamo anche liberi da pratiche, per esempio yogiche o altre, per mantenere questa alimentazione? Ok, allora il criterio del sonno significa il sonno utile. Il sonno utile è la prima parte della notte in pratica. E sono, se uno ha l'abitudine di dormire 8 ore, ne dovrebbe dormire dopo i 21 giorni solo 4, può essere 5, può essere 3. Dopodiché si alza come un felino, occhi aperti, anche durante la notte, un po' fa strano perché non siamo abituati, però in quel momento bisogna inventarsi un'altra vita in pratica, quindi uscire, fare una passeggiata, andare su internet, leggere, condividere qualsiasi cosa. Dopodiché si può ritornare a sonnolare, meditare, qualsiasi cosa. Quindi questa è la prima parte del sonno, che sarebbe il sonno più intenso in pratica.
Per quanto riguarda l'alimentazione pranica, non è una tecnica, è proprio uno stato naturale in cui siamo tutti ora, adesso, è solo una questione di saperlo, di provarlo e di accettarlo, è solo quello. E non c'è niente da fare in pratica, c'è semplicemente da, con intenzione, da sentirlo il più possibile. Allora c'è una meditazione che riesce a, cioè che funziona, che è lo stato proprio, si chiama mindfulness, quindi il qui ed ora. Significa che non essere troppo nell'avanti né nel dietro, ma essere ora. Ora significa che l'unica realtà è adesso. Siamo tutti insieme. Se incominciamo a pensare a quello che abbiamo fatto ieri, a quello che faremo dopo, a cosa mangeremo, cosa... siamo fuori del momento. E questo ci crea le ansie, ci creano tantissimi pensieri, quindi non siamo presenti. Essere presente del qui ed ora, il nutrimento arriva ora, adesso. Adesso tutti quanti siamo nutriti, sostenuti. Infatti il termine potrebbe essere più sostenuti che nutriti, perché la nutrizione è una cosa... Ok, fuori dalle credenze, fuori dalle certezze, nell'equilibrio perfetto, al centro del cerchio, siamo lì, tranquilli, sereni e beati. Questa è l'alimentazione pranica. Quindi uno stato dell'essere in cui non c'è nulla da fare. Semplicemente accettare, osservare, contemplare e condividere. Siamo solo dei... è strano, però c'è molto... si sentono tutte le emozioni, però non si attacca più alle emozioni, passano proprio. Si può sentire un attimo un'arrabbiatura, però passa subito, non si attacca. È uno stato dell'essere in cui tutto sembra di scivolare. Quindi io allo stato fisico sto meglio, allo stato mentale e spirituale sto meglio, quindi è solo un guadagno. È solo un guadagno. Sì. Dopo... si può aumentare, si può fare tantissime pratiche, ma queste sono tecniche. Il prana non ha bisogno di quello. All'inizio può aiutare, come la visualizzazione. Durante i 21 giorni si pratica la visualizzazione di un pranzo pranico, al momento del mezzogiorno e alla cena, perché questo, siccome il nostro sistema va in automatico, e se in quel momento si dà una visualizzazione mentale, e passa, se si fa qualcosa, no? Per un po' ingannare un po' l'automatismo del corpo. Si può fare anche sun gazing, pranayama, cioè tutte le tecniche che esistono, che si può inventare, sport, tutte le cose funzionano, aiutano. Ma anche, cioè, quello che aiuta di più è e l'accettare, cioè lasciare andare, l'accettare fuori dal controllo, perché in realtà non controlliamo niente o poco, è solo un'illusione anche quello, il controllo, e ci stressa. E quindi stato di libertà, sì. Volevo sapere se c'è qualcuno che ha provato a dare una spiegazione scientifica, o anche se non c'è, se comunque ci ha provato a ricercarlo, volevo saperlo. Grazie. Sì. Allora, quelli che so io, allora, Olga è una russa, ha creato una scuola. Lei dice che proprio da dentro, gli atomi, il nostro corpo è fatto da cellule, le cellule sono fatte da atomi. E siamo in stato di... cioè riesci a atomizzare il tuo essere, in pratica. Quindi vieni da dentro, siamo noi stessi la fontana, creiamo noi stessi il prana, siamo noi stessi una fonte di nutrimento. Infatti, se ci pensi, i due atomi che fanno il nucleare ce l'abbiamo in noi, quindi in pratica le potenzialità nostre sono... cioè siamo... non si sa. Però lei dice questo, e lei è un essere pranico compiuto che ha degli allievi, c'è una scuola in Russia, è molto attiva.
Dopo c'è il prana, i vari livelli di prana, l'energia che sta nel cibo, quindi noi ci nutriamo, prendiamo il prana del cibo, in realtà quello che prendiamo è un'infima parte di energia, tutto il resto viene scartato dal nostro apparecchio digestivo, no? Quindi per chi andare a prendere ciò che è nel cibo, visto che il cibo è creato da tutto il creato, e quindi andiamo direttamente a prendere questa energia. Questo implica che si prende da fuori, quindi c'è chi dice che si prende da fuori, che si porta dentro, c'è chi dice che viene subito da dentro, c'è chi dice che si può fare molto più facilmente adesso perché la nostra posizione del sistema solare nella galassia, perché stiamo girando, l'energia è particolare e quindi c'è anche questo. Poi io penso che non penso una cosa, penso tante possibilità, però basta che funziona e si va avanti alla scoperta, no? Come Cristoforo Colombo, no? che va avanti, che dice ci sarà un qualcosa, no? Su questa terra piatta, perché a quell'epoca la terra era piatta e hanno trovato. Scientificamente la scienza non può, sì, a livello quantico, si può spiegare a livello quantico che si verifica un effetto quantico perché tu ci credi, vuoi che questo effetto arriva e quindi arriva veramente. Per esempio il cielo è magnifico, stupendo, però può essere anche brutto perché c'è le nuvole, quindi è una decisione che uno prende. Quando lo fa brutto innesca dei meccanismi a livello sottile che non ne abbiamo neanche idea, però queste sono le intenzioni, quindi intenzioni negative o positive, intenzione di vedere qualcosa nascere, intenzione di fare, intenzione, e quindi intenzione di essere anche alimentato, quindi ci deve essere un intento di volere questa cosa, se no non arriva, quindi anche questo. Quindi si chiama un effetto quantico, io lo chiamo un effetto quantico, che a secondo come tu vuoi che l'esperienza vada, andrà. Ci sono persone che si sono magari sottoposte a esami, a controlli? Sì, 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 sono persone che si sono sottoposte a controlli e esami. Hanno visto, i medici hanno visto delle differenze rispetto alla persona, sì, che mangia? Sì, sì, c'è di tutto su internet, trovi di tutto. Ha funzionato, non ha funzionato, è una bufala, non è una bufala. Per capire le differenze, sì, proprio a livello fisico. Allora, quello che ha funzionato di più è l'indiano Prahlad Jani, che all'età di 8 anni ha una visione, vedi tre figure, sono delle divinità per lui, va nell'Himalaya e vive lì, fugge dalla famiglia e torna in città a 78 anni. Va all'ospedale e dice io non mangio da 70 anni. L'hanno studiato per 10 giorni, hanno scoperto che il suo corpo dentro è come un giovane di 25 anni, la sua vescica si gonfia leggermente, quindi lui ovviamente non ingerisce né cibi solidi né liquidi, quindi è circuito chiuso o aperto, dipende come la vedete. La sua vescica si riempie un pochettissimo, un poco poco, e poi si recupera. Quindi ciò che lui assorbe dalla pelle, ah sì, un'altra spiegazione è quella, che le enzime che stanno qui per assorbire il cibo, non essendo usate, vengono riproposte intorno a tutto il corpo, come delle piccole antenne su tutte le pore, le cellule fuori, per prendere il prana. Lui diceva che riceveva una goccia dal cervello, che entrava una luce da qui, riceve una goccia che lì entra e che lo nutre, però lui è molto religioso, è un Jain, il Jainismo è una religione ancora più antica, è una delle più antiche dell'India. Ed è basata proprio sui digiuni, la luce, c'è un rapporto con l'acqua, ed è molto molto antica, risale a meno 9000. Le origini si perdono proprio. Quindi, allora, il prana è l'aspetto invisibile dell'energia.
sanscrito c'è la vibhuti è la parola solida del prana. Quindi questo è vibhuti. Poi c'è la somma è il liquido. Quindi forse somma è il liquido. Quindi forse era quello. Quindi c'è un modo di trasformare, cioè di catturare il prana liquido. Allora, io seguo la dieta di Eret da 5 anni. Sono vegano dal 2007. E frutta e verdura da 5 anni. Per un periodo anche cotta e poi solo cruda. La domanda è, siccome io col mio lavoro che faccio giardinaggio, poi amo le arti marziali, faccio Qigong, Tai Chi, quindi penso che questo anche mi stia aiutando molto, soprattutto certe sere che dicevo ho fame, ma era una cosa nervosa, mi mettevo lì, facevo le mie respirazioni e tutto e riuscivo ad andare a letto contento, tranquillo, tutto bene. E quindi ti dicevo, lavoro faticoso, giardiniere, e in più ho una tabella di allenamento, poi un maestro esigente di arti marziali, eccetera. E quindi un grande dispendio di energie. Arnold Eret, lo conosci? Hai letto un po', lo conoscerai bene? Non bene. È interessante. È la sua testimonianza, per me è il mio Vangelo, e lui praticamente dice che mangiando solo la frutta è il sistema di guarigione della dieta senza muco, quindi abbina dei periodi di digiuno alla dieta di frutta, semplicemente di frutta, anche magari verdura, più che altro perché oggi la frutta non è tanto biologica, quindi anche un po' di verdura sana. La domanda, ma perché scusate il preambolo è un po' lungo. Praticamente la domanda è, tu sei riuscito tramite i digiuni, come dice Eret, a raggiungere una vitalità fuori del comune? Perché il suo obiettivo poi è questo, che forse io mangiando ancora troppo, seppur frutta, a volte, cioè io in questi 5 anni sicuramente voglio continuare, come mi ritrovo in quello che dicevi te, che hai detto questa è la mia strada, voglio andare avanti, quindi sulla bilancia pesa molto di più il fatto dei pregi e dei lati positivi, voglio andare avanti. Però la mia domanda appunto era se col digiuno hai trovato questa vitalità, questa forza fisica anche, oltre che spirituale e mentale. Grazie. Allora, innanzitutto, perché tu sei arrivato dopo, non è un digiuno. È un'altra cosa, perché il digiuno implica una privazione. Quindi ti metti a fare una determinata cosa per tot tempo, funzioni sulle riserve, e lì stiamo parlando di l'alimentazione pranica, è un digiuno eterno, quindi non può essere un digiuno. Quindi anche se si può assomigliare in alcune fasi, non è la stessa cosa, assolutamente. Quindi già da principio deve essere, se c'era la sofferenza io non lo facevo. Quindi infatti la prima volta che l'ho fatto vedevo che non potevo, io anche vengo dalle arti marziali, quindi a me mi serve uno stato dell'essere quello che voglio esprimere, no? Devo dire che all'inizio non lo vedevo tanto questa energia, quindi un attimo, perché ci vuole tempo, perché le cellule hanno delle impronte, perché bisogna vedere su di se stesso se ce la voglia anche, perché cambia tantissime cose, possono cambiare anche la realtà del lavoro, la realtà degli amici, la realtà è come quando smetti di bere o di fumare, cioè non si dicono le stesse cose, non si fanno le stesse cose. E io ho riuscito a stabilire il peso dopo 2 anni e non lo facevo intensivamente. Io sto ancora scoprendo il mio nuovo corpo, quali sono le limitatezze, perché non si fanno le stesse cose, perché l'intenzione non è più la stessa. Io ho fatto anche competizioni di arte marziale, però adesso non mi viene neanche più la voglia, quindi non posso dire sono in grado di fare una competizione, quindi cambiano anche le intenzioni di vita,
come vedi le cose. Sì, fare sport, fare il giardiniere è bellissimo, quindi Dio della natura, no? Però c'è anche il giardiniero che va a sfruttare la natura, quindi dipende come lo fai, quindi cambia anche tantissime cose. Bisogna capire una cosa, che quando mangiamo stiamo prendendo qualcosa della natura e stiamo mettendo dentro di noi. Ci arriva un'energia che dobbiamo esprimere, questa energia. Per cui tantissimi, quando si è giovani, questa energia viene molto forte. Quindi possiamo bere, fumare, ballare, fare tantissime cose. Ma abbiamo bisogno di fare queste cose quando siamo giovani, perché bisogna bruciare questa energia. Se questa energia non viene presa, si sta sulla sua energia, quella lì che ci è stata concessa dal nostro essere. E quindi tutto diventa molto più normale. Perché sta facendo, vediamo che le cose che da giovane non si possono più fare da vecchio nello stesso modo. Quello che tu vuoi essere accadrà. Però deve accadere dallo stato, cioè se tu vuoi essere, i pensieri sono alterati dal cibo, quindi quello che uno vuole essere quando mangia è molto diverso da quello che vuole essere quando non mangia più solido, diciamo. E il lavoro anche, vediamo che il lavoro che facciamo ogni giorno, tutti quanti abbiamo un lavoro diverso, ci condiziona. Semplicemente il fatto di vivere in una città o in natura ci condiziona. Il fatto di appartenere a un pensiero, anche politico, religioso, ci condiziona. Non aver più bisogno di cibo solido, sembra che si arrivi in uno stato dove le credenze, gli attaccamenti, i pensieri, diventa tutto come una meraviglia, c'è molto meno cose da fare. Sì, cioè, è amore puro dopo, c'è uno stato di beatitudine in pratica. Sì, vai all'essenziale, dopo bisogna capire se c'è bisogno di fare tutte quelle cose che si faceva prima, che magari tantissime cose le facciamo per abitudine. Però c'è, cioè io quando... Avere una sicurezza psicologica, magari. Sì, ti dico, sono andato a correre 10 giorni fa, no, anche un po' di meno, cioè i muscoli miei non sentono più, non c'è più la pesantezza, il muscolo va... Prima quando facevo sport il muscolo, c'era il momento in cui era pesante, non ce la facevo più. E tutto il mio essere va avanti, cioè il muscolo va su un'energia che è diversa. Magari il cuore che ha difficoltà a pompare, i piedi si fanno male perché dopo con le scarpe non vanno tanto bene, però tutto il mio fisico è alterato e posso fare tantissime cose che non facevo prima. Il freddo, l'inverno, com'è? Domanda semplice. Allora, siccome viene il prana non fa, andrà in tutto il vostro essere, va ovunque, quindi andrà in tutte le nostre cellule, ripristina tutto il sistema sanguigno, il sistema nervoso, tutto, i pensieri, tutto quanto. Significa che il sangue diventa molto più puro, la pelle, tutto quanto, le sensazioni sono molto diverse. Il freddo, il caldo, ma anche le punture degli insetti, il dolore stesso è alterato. Cioè, posso sentire la puntura, però dopo non mi prude più come prima. Passa subito. Il freddo e il caldo è molto più sostenibile, sotto il sole. Tutte queste cose vanno... Sì, c'è un'alterazione, il vento... Sono le sensazioni, le percezioni, no? I 5 sensi sono alterati, perché il cibo è veramente un qualcosa che altera i sensi. Quindi questa cosa è importante, dopo un po' che non si nutre più di cibo solido, quindi anche le sensazioni di gusto sono cambiate, che magari
Infatti quello che fa tornare a mangiare è il ricordo di un gusto. Quando si torna a mangiare, cioè io quando ho mangiato la polenta non c'aveva il gusto che io pensavo, cioè era una cosa molto diversa. Era buona perché tutti quanti c'era gioia, quindi era più il fatto emozionale, ma in se stesso non c'era più il gusto che era impronte nella memoria cellulare, no? Perché anche quello cambia. E tutto questo cambiamento fa sì che si cattura, si diventa un essere pranico, perché tutti i sensi sono orientati a catturare il prana, a nutrirsi di prana. Quindi tutto l'essere chiama a questo. Non si può fare entrambe le cose, cioè almeno tanti esseri pranici dicono in questo modo, non si può fare entrambe le cose. Si deve scegliere, la cellula deve capire se si nutre di prana o se si nutre di cibo solido. Volevo sapere, se dovessi consigliarmi un libro, quale consiglieresti? Un libro per iniziare, forse. Ops. Allora, io consiglierei l'esperienza stessa, quindi niente libri, semplicemente... perché in italiano... Ah sì, c'è un libro in italiano, ecco. Allora, abbiamo questa sera Marco con noi. Quindi c'è un libro tradotto, ci sono due libri tradotti in italiano. C'è uno di Jasmuin e uno di Joachim Verdin. Allora, facciamo vedere un attimo. Allora, lascio il microfono a Marco che presenta Joachim Verdin, un attimo. Grazie Nicolas per lo spazio. Allora, se qualcuno interessa, perché mi ero interessato a questo argomento, io avevo tradotto in italiano questo libro che parla di questa esperienza di questo signore polacco che si è nutrito, diciamo, di luce per quasi 2 anni, adattando il proprio corpo progressivamente a vivere senza cibo e senza acqua anche. Quindi qui lui racconta il suo esperimento, dopodiché dopo questi 2 anni lui ha deciso, per diverse ragioni che sono spiegate nel libro, che voleva fare una ripresa alimentare, così ha fatto, e potete trovare anche informazioni su internet su Joachim Verdin. E io ho fatto questa traduzione per chi ha voglia di leggerlo in italiano in formato cartaceo, quindi per cui lo lascio qua, se qualcuno è interessato può chiedere. Grazie Marco. Devo dire che su internet si trovano molti video, quindi è buono vedere i vari esseri pranici che esistono nel mondo, perché si vede che sono tutti diversi. Siamo quasi alla fine, no? 10. Perché vedi l'espressione delle persone, vedi che c'è chi è sportivo, chi fa la meditazione, tutte le varie tipologie, no? In tutti i paesi. Io ho letto Michael Werner, è un tedesco, quindi lo trovo in inglese il suo libro. Michael Werner, 12 anni di prana ha fatto, è un scientifico. Mi è piaciuto molto il suo libro perché ha un approccio scientifico, dà delle spiegazioni, ecco, interessanti, poi c'è delle testimonianze, e quindi lui è... adesso non so quello che sta facendo adesso, ho letto il suo libro 3 anni fa. Michael Werner. Jasmuin è molto più new age, però è molto, cioè, interessante leggere tutto alla fine. Però alla fine quello che è interessante, quello che è veramente importante, è provare. Sì, perché la conoscenza è questa, la conoscenza è la trasmutazione dell'esperienza. Noi pensiamo che la conoscenza è leggere il libro e sappiamo le cose, però no. Le sappiamo quando sulla nostra pelle le abbiamo sperimentate e possiamo dare un vero parere, non solo un sentire, ho sentito che questa cosa, perché dopo si cade nelle credenze e tutto quanto. E quindi poi una cosa che è valida per uno forse non è per l'altro e così via, quindi ognuno ha la sua verità, ognuno deve essere libero
stiamo vivendo un'epoca fantastica di evoluzione. E questo, l'alimentazione pranica, ne fa parte. È un metodo, ce ne sono tantissimi altri. E... non è facile ancora in questo sistema di cose, perché ovviamente sappiamo che le condizioni non sono ottime, però se non siamo, se non siete voi, saranno i figli dei vostri figli. Questa cosa l'ho vista crescere, non sta decrescendo, sta crescendo. E quindi ecco. Una curiosità, io ho letto qualcosa, la maggior parte di queste persone, forse perché le vedo io, sono di sesso maschile, ma le donne, ecco. Ad esempio, in questo contesto, la sessualità di una donna o la gravidanza, in che modo, se lo sai, se hai esperienza in diretta, in che modo è vissuta, con quali benefici, con quali accorgimenti? Due parole su questo, è una curiosità che avevo da tanto tempo. Ci mancherebbe, sì, è ovvio. Allora, le donne ce ne stanno, quindi la Jasmine, Olga, quella russa, c'è in Francia, c'è Isabelle Arcelin, che è famosa anche. Lei ci è arrivato in modo spontaneo, perché non c'è bisogno di fare 21 giorni, arriva in modo naturale, quando le condizioni intorno a qualcuno sono presenti, spontaneamente si arriva a questo stato di consapevolezza con il cibo che non c'è più bisogno. A livello di gravidanza, quello che succede è che se la madre, se la donna è già, si nutre già di luce, di prana, va tutto bene. Tutto ciò, e ci avrà latte, tutto quanto, non gli manca nulla, funziona tutto, il figlio che nasce, nasce tranquillamente, si nutre già come la madre, fa esattamente le stesse cose. E... da manuale, perché ovviamente conosco solo una coppia, che testimonia di questo, Akai e Camilla, che testimonia del loro figlio, che lei ha avuto solo 5 pasti nella sua gravidanza di 9 mesi. Ecco. Invece al contrario, per un'età troppo avanti. Sono tante le persone di una certa età che fanno questo percorso, perché loro sanno dei problemi fisici che arriva con la vecchiaia, quindi sono tanti. Essere pranici di una certa età, perché si arriva molto facilmente quando si è di una certa età, perché il corpo dell'essere è equilibrato, tutta la gamma di emozioni è stata vissuta, le esperienze sono state vissute, che c'è rimasto da fare? C'è rimasto questo, da stabilire la libertà perfetta, cioè da smettere la sofferenza, da darsi un'opportunità di andare oltre. E quindi sono molti gli esseri pranici, sono tanti che sono tra i 50 e i 70 anni, sì. Quella vita, secondo te qual è la vita, l'età massima a cui si può arrivare? Siamo oltre i 100 o meno? E questi giorni si è parlato di gravità umana anche a 140 anni. Sì, su questa cosa, allora io ce la metterò tutta, personalmente, io miro ai 200 anche di più, ci credo, sì, perché non perdo niente a non crederci, c'ho solo da guadagnare, no? Quindi ci metto l'entusiasmo, ci metto la mia dedizione, perché ormai è bello, è un bel viaggio, no? Ma io, visto che tecnicamente è possibile, la scienza lo conferma, non si sa esattamente come, però dando dell'informazione alle cellule, un intento, una salute che è perfetta, cioè non vedo perché non si potrebbe andare oltre. Vedo mia nonna a 99 anni che sta bene e va avanti. Quindi aggiungendo a un benessere, ecco, penso che in Italia siamo fortunati, no? È una terra meravigliosa, quindi se ci aggiungi la consapevolezza meravigliosa, dovremo fare dei miracoli. Poi la NASA ha fatto delle ricerche, le chiamano le zone blu, sono 4 zone blu nel mondo, e quindi una in Sardegna, una nelle montagne dell'Himalaya, in cui la gente vive fino a 120 anni, quindi hanno studiato come mai,
e quindi hanno visto che l'alimentazione è il primo fattore. E quindi, ecco, mangiare sano, mangiare frutta, mangiare, fare attività sportiva, cioè tutte queste cose. Cioè l'alimentazione pranica entra in questo in modo perfetto quasi. Quindi vedremo tra 50 anni, 100 anni. Io sono già pensionato, quindi entro nella categoria 50-70 anni. Posso anche permettermi di rallentare, che non è il mio desiderio di rallentare. La mia domanda è molto semplice. Noi siamo formati da cellule, atomi, protoni e neutroni, no? E tra questi vari componenti c'è chi dice che c'è nulla, quindi non c'è niente, e c'è chi sostiene che c'è energia. Quindi la teoria dell'energia a me sta molto bene, perché è vero che scambio la mia energia con l'energia che ci circonda e permetto di nutrirmi. Ma mi trovo un'altra domanda da fare. Ogni volta che io non soffro la fame in se stesso, mangio o per abitudine o perché qualcuno mi fa viene da mangiare, e allora è anche un gusto mangiare. Però mi sono accorto che quando sto a digiuno per un giorno, poi ho delle manchevolezze. Perché? Perché devo mangiare. Quindi come posso avere un avvicinamento tra le due teorie, quella del cibo come alimento e quella dell'energia, come io do energia perché ricevo energia, e le due energie vanno a contemplarsi dandomi un movimento. Grazie. Grazie, certamente. Allora bisogna fare spazio, c'è l'energia del cibo solido che sta qui, quindi ci abbiamo tra i 1 ai 10 kg di roba che sta nell'intestino, quindi quello che di solito quello che succede è che arriva da sopra e esce da sotto, no? E così via. Se c'è un po' di vuoto non ci piace, perché si sente la fame in quel momento, il vuoto crea questa sensazione di fame, no? Però bisogna andare oltre, in tale modo che tutto ciò viene svuotato. Questo succede nella prima settimana di solito, quindi bisogna aspettare un po' di giorni. Un giorno, due, si sente solo i problemi. Cioè i 3 primi giorni del processo pranico di 21 giorni è il momento più difficile. Chi ha fatto dei digiuni sa che è l'inizio, è la partenza che è un po' guasta. Dopo, quando si è partito, si va. Perché il prana, l'energia nuova arriva per conto suo. Elettroni, neutroni, tutto quanto. Fatto questo, svuotato qui, circola tutto quanto. L'energia circola ed in quel momento si sente quell'energia. E quindi si può verificare la realtà di quel fatto. Verificato la realtà di quel fatto, dopo si fa una scelta. O si prova di andare avanti e si continua, quindi con l'intenzione, perché si sente meglio. Oppure si torna a mangiare la frutta, la porchetta e quello che sia. Sì. Dunque, volevo chiederti una cosa. Io qualche giorno fa parlavo al posto tuo di un tema affine, cioè quello dell'alimentazione crudista e vegetariana e così via. E una delle cose che sono stato attento a dire è stata proprio la dieta di transizione, perché non è proprio facile per una persona passare da un tipo di alimentazione a un'altra, in particolare prettamente fruttariana, proprio perché questo cambio questo nuovo cibo si comporta in una maniera completamente diversa e fa iniziare un ciclo di disintossicazione nel corpo, no? Che lentamente libera nel sangue tutta una serie di tossine e via discorrendo. Ora la mia domanda è: non c'è bisogno di una fase di transizione? Non è un periodo troppo stretto questo dei 21 giorni per passare da una situazione come quella del signore, che probabilmente mangia qualsiasi cosa, probabilmente ha un'alimentazione onnivora, vegetariana, e comunque poi arrivare a una fase di digiuno quasi totale dal cibo solido? Che cosa gli succede al suo corpo in un momento così violento, diciamo, di cambio di alimentazione? 21 giorni può capitare, però è molto raro. Anche un giorno basta che qualcuno, infatti Henri Montfort, quel francese, ha letto il libro di Jasmine la notte, il giorno dopo ha detto: questo è possibile, lo faccio subito, perché lui era già predisposto, tutte le sue cellule erano predisposte, con il suo essere aspettava solo quell'informazione, e lui non è mai tornato al cibo solido.
però 21 giorni serve per sapere se hai il corpo adatto, non è per diventare l'essere pranico, è per sapere se ce la puoi fare, se il tuo essere accetta, cioè le tue cellule accettano. Quindi bisogna stabilire i tre criteri: il criterio del peso, se deve essere stabilito, l'energia non ti deve mancare e non deve dormire, il sonno deve essere dimezzato. L'abbandono del cibo solido quindi non è graduale, è immediato? In questo caso sui 21 giorni è immediato. Uno da quando parte, può essere onnivoro, può essere fruttariano, e l'informazione che arriva, se il suo cuore canta, di solito il significato è buono. La preparazione c'è comunque. Chi è onnivoro, sì. Allora, tutte le forme di preparazione vanno bene, però non è un obbligo, diciamo. Però è meglio se uno è preparato, certo, è meglio se uno ha fatto un po' di transizione, si è preparato più al digiuno che mettere dei giorni, delle settimane, fare delle prove, però non è richiesto in modo obbligatorio. Cioè io l'unica cosa che avevo fatto prima era 9 giorni di dieta di uva. Io non ho mai fatto un digiuno. E ho fatto la prima volta 35 giorni, di cui una settimana a secco. È iniziato 9 mesi fa? 3 anni fa era. Ah, 3 anni. 3 anni fa. E la settimana a secco, allora è stato molto... Io sono, ecco, sono un po' guerriero, un po' mi piacciono queste sfide, quindi non lo consiglio a nessuno ovviamente. Ognuno deve capire se è giusto per lui fare questo. Poi l'ho fatto da solo con la mia fidanzata e quindi era, ecco. C'è una preparazione da fare, è più una preparazione nell'intenzione. Quando ho deciso la data di fare 21 giorni oppure 12, perché ci stanno tantissima gente che organizza dei processi che non sono di 21 giorni ma di 8, 5, 13, 14, 21 è il classico, diciamo. Perché 21, diciamo, sono le tre fasi, no? La fase fisica, si svuota, e quindi si arriva in quel stato, il stato. La seconda fase sono le emozioni, quindi si sente tutto il lato emozionale, perché il cibo nasconde le emozioni. Le emozioni sono tutto ciò che abbiamo vissuto, la memoria cellulare del nostro essere, tutto quello che ci fa andare in automatico. Passato questa fase si arriva in stato, nell'ultima fase, in uno stato di quietudine, dove non c'è più. Quindi 21 giorni, secondo Mufore, secondo moltissimi esseri pranici, è il numero adatto per stabilire se uno c'ha il corpo che può sostenere questo tipo di alimentazione. Dopo, magari se non lo ha, bisogna aspettare, se si rinutre e se si rifà più in là. Però ovviamente bisogna, ecco, avere un corpo in salute, non si può partire quando si ha dei problemi psicologici o fisici, bisogna stare molto attento, bisogna essere, ecco, prendere delle disposizioni, sì. Cioè, l'importante è che deve essere un percorso di piacere, di gioia, di prova, di aiutare, di scoprirsi, sì, ecco. Mi sa che abbiamo finito. Nicola, che dire, grazie a tutti per la tua presenza, una conferenza abbastanza singolare, soprattutto in questi eventi, quindi davvero un abbraccio. Grazie.